clamoroso a Isernia, la rivoluzione biancoceleste inizia dal direttore sportivo Clemente Santonastaso, sollevato dall'incarico dal presidente Francesco Paolo Traisci. La rottura era nell'aria e si è consumata nelle scorse ore alla base della scelta del professore Unimol. Con la passione per il calcio ci sarebbe la non totale soddisfazione dell'operato svolto dall'esperto di mercato nella finestra dicembrina, quando la società ha deciso di rinforzarsi investendo somme importanti per la categoria senza però ottenere il risultato finale. Un malessere, quello del presidente biancoceleste, covato per diverso tempo ed esploso nelle scorse ore con la comunicazione all'interessato dell'interruzione della collaborazione. Santonastaso era giunto a Isernia a campionato iniziato dopo la rottura con il Termoli. A dicembre ha curato la campagna di rafforzamento che ha portato i Pentri a tallonare la capolista Campobasso senza riuscire però a effettuare il sorpasso tanto agognato. Sarà sostituito con un consulente, si fa con insistenza il nome di Antonio Silvestri, esperto di mercato campano, che consiglierà gli acquisti con l'obiettivo di costruire una corazzata che avrà il compito di tagliare per prima il traguardo che conduce in Serie D. Il nome dell'esperto che lavorerà gomito a gomito con il presidente Traisci e con il direttore generale Giorgio Palmeggiano verrà ufficializzato nei prossimi giorni. Oltre al DS e a molti calciatori, l'Isernia interromperà con grande probabilità anche il rapporto con l'allenatore Pierluigi De Bellis, che ancora attende una telefonata dal club, telefonata che non è arrivata e non arriverà. A Campobasso, se dovesse esserci un passo falso, ecco, poi alla fine Campomarino nessuno se l'aspettava e ci è uscita la sorpresa.